Oggi in questa video lezione affronteremo le caratteristiche del giallo e in un'altra video lezione le origini del giallo e gli autori più famosi. Dunque, innanzitutto il giallo si chiama giallo soltanto in Italia. Sì, sgombriamo subito il campo da ogni interpretazione sbagliata. E tutto nasce per questa copertina gialla di quello che è appunto il primo giallo pubblicato appunto nella collana Mondadori, che presentava questa collana, questo sfondo giallo molto molto forte. E da questo momento in poi in Italia il giallo si chiama giallo. Ma nel resto del mondo ci sono vari nomi usati, detective stories, crime fiction e altri, indicano in maniera molto più precisa naturalmente il nostro termine italiano. I contorni e le caratteristiche di questo genere. Potremmo anche parlare di storie poliziesche, anche se con qualche distinguo. Vediamo gli elementi essenziali di una narrazione gialla e ovviamente l'intreccio è veramente un elemento essenziale. Nell'intreccio c'è sempre qualcosa di molto molto importante, e cioè ci deve essere un'uccisione, un cadavere, una vittima, oppure un furto. Il tutto naturalmente con un grande punto interrogativo. Chi è stato? Chi ha ucciso? O soprattutto chi ha rubato in quella casa? E questo enigma andava sciolto. La risoluzione appunto di un mistero diventa l'elemento essenziale per le storie di questo tipo. Il mistero va risolto, il mistero non rimane risolto, non rimane mistero, il mistero non rimane ovviamente un dato, diciamo, che sfugge alla nostra razionalità, ma sarà pure un investigatore, un poliziotto o qualcun altro, darà comunque una sua interpretazione a questo mistero e scioglierà soprattutto il mistero. Vediamo quindi la struttura compositiva di un racconto giallo. La struttura presuppone tre passaggi fondamentali. È chiaro che ce ne potrebbero essere anche di più, ma questi sono quelli essenziali. Cioè l'uccisione di uno o più personaggi oppure un furto. Cioè, di solito questo accade all'inizio, se non nella prima pagina, molto vicino. C'è un morto oppure c'è un furto. Quindi cominciano le indagini che in qualche modo prendono quasi tutto il libro in un genere giallo. Un detective che poi vedremo appunto le caratteristiche, va alla ricerca del possibile assassino o di chi ha rubato qualcosa. Nella parte finale, l'ultimo capitolo, addirittura le ultime pagine, troviamo appunto la scoperta dell'assassino, quindi il mistero viene sciolto, l'enigma viene sciolto e tutto rientra in una spiegazione razionale della storia. Quindi gli elementi costitutivi praticamente del giallo a vario titolo sono l'assassino, un omicidio che deve esserci, una vittima naturalmente, l'assassino prevede un omicidio, una vittima, un investigatore chiamato anche detective che va alla ricerca innanzitutto degli indizi, ma quello che è importante è il movente. Molte volte ci possono essere tanti indizi, ma diciamo, possibile colpevole viene scagionato perché non si riesce a trovare il movente che abbia spinto a quel tipo di azione. Quando invece tutto collima, indizi, movente, eccetera, allora si può ovviamente procedere speditamente. In tutti i gialli c'è un'arma del delitto. Vedremo anche in che modo può essere usata quest'arma da parte del detective. E sicuramente il detective si fa aiutare dai testimoni. E si fa aiutare anche dagli indiziati, cioè quelli che lui in qualche modo tartassa, tormenta con una serie di domande, che potrebbero, insomma, loro malgrado, dare altri suggerimenti all'investigatore stesso. Compito importante dell'investigatore è anche quello di guardare non soltanto gli indizi, ma anche guardarsi dai falsi indizi. Allora, innanzitutto cominciamo dall'assassino. Nessuno crede che gli assassini siano riconoscibili da particolari caratteristiche fisionomiche.
il mostro di Milwaukee o tanti altri personaggi che noi sbattiamo in prima pagina come mostri, spesso sono persone assolutamente normali. Quindi, di fatto, l'assassino può essere anche un personaggio che rispetta le leggi di uno Stato. La vittima, dall'osservazione del corpo della vittima, oppure se è successo un furto dalla stanza in cui è avvenuto il furto, l'investigatore può ricavare elementi importanti per almeno avviare le indagini. Vediamo il ruolo del detective. Il detective ha di fronte a sé, appunto, fondamentalmente due opportunità, poi ne vedremo subito una terza. Indizi, che possono essere diretti o indiretti, e le testimonianze, cioè persone che ovviamente non che hanno visto il colpevole, sarebbe, insomma, l'assassino sarebbe troppo facile, ma che in qualche modo, insomma, persone che hanno visto qualcosa e che potrebbero aiutare appunto il detective in questo suo compito. E proprio sugli indizi dobbiamo fare una piccola riflessione, cioè che cos'è l'indizio? Diamo una definizione. È un segno, una circostanza certa che ne lascia prevedere, presumere un'altra non ancora avvenuta o non certa. Se io per esempio vedo delle guardrail con delle strisciate di pneumatici, io posso arguire che lì c'è stato un incidente, quindi una traccia. Ovviamente non so qual è la macchina che ha fatto l'incidente, non so insomma che cosa è successo. Nello specifico ancora, o almeno ancora non lo so, però quello è un indizio certo che mi può dare indicazioni su quello che potrebbe essere successo. Spetta ovviamente poi al detective ricostruire tutto. E caratteristica importante da parte dello scrittore di gialli è l'onestà, cioè l'indizio va dato al lettore al momento in cui l'investigatore lo acquisisce. Cioè, il lettore deve avere gli stessi elementi del detective per capire chi è il colpevole. Se lo scrittore ne nasconde uno, anche solo uno al lettore, di fatto, lo scrittore non è stato onesto da un punto di vista intellettuale. E questa è una delle regole fondamentali di Van Dyck, appunto, dei primi scrittori di gialli. Quindi, appena l'indizio è preso, quindi fatto raccolto dall'investigatore immediatamente, lo deve sapere anche il lettore. Vediamo un pochettino i personaggi che possono comparire nella storia. Alcuni li abbiamo già visti, cioè la vittima, appunto, e il detective. Ma mi interessa anche alcuni di questi detective sono accompagnati da un aiutante del detective. In questo caso, probabilmente il più famoso è Watson, l'aiutante appunto di Sherlock Holmes. Andiamo a vedere ora velocemente il falso indizio di cui avevamo parlato appunto precedentemente. In questa storia, Adele e Barbara sono ospiti di amici. Adele viene colpita dal fatto che Barbara esce a mezzanotte con aria furtiva. La mattina dopo si scopre che è stato commesso un delitto a pochi passi dalla casa, appunto verso mezzanotte. Nel caso successivo, Adele dimentica l'uscita di Barbara. Ma non la dimenticherà il lettore, anche perché, soprattutto perché Adele sembra averla cancellata dalla mente. E punterà i suoi sospetti su Barbara, che naturalmente non dovrà essere l'assassina. Evidente che alla fine si dovrà dare una spiegazione plausibile per perché Barbara esca a quell'ora della notte. Quindi creare ovviamente quello che poi ne diremo della suspense. Un famoso indizio falso è quello che Agatha Christie fa dare a Poirot, quale vuole dimostrare che il maggiordomo è miope e quindi non può aver visto quello che giura di aver visto. Poirot allora chiede al maggiordomo se al calendario della stanza in cui si trovano sia stata tolta una pagina. Il cameriere attraversa la stanza per vedere meglio. Ecco, il lettore è portato a pensare che il problema, l'enigma, stia in una data del calendario. L'arma del delitto, ovviamente può essere una pistola, un coltello, oppure può essere anche un veleno, spesso usato dagli scrittori. L'ambientazione può essere varia, un'isola, come 10 piccoli indiani, la stanza chiusa, come nei più classici dei gialli, un treno, come l'assassino sull'Oriente Express, o una casa, un villino. L'elemento essenziale, sicuramente, in tutta questa storia è ovviamente la suspense.
che è un elemento appunto troppo importante per poterlo valutare singolarmente. Andiamo a vedere velocemente le origini. Il racconto giallo inizia a metà dell'Ottocento, quando assistiamo a un aumento della criminalità e in Inghilterra viene fondata appunto la Scotland Yard per appunto andare a rintracciare e perseguire questi crimini. La finalità è ludica, l'intrattenimento è chiamata sempre spesso paraletteratura. Il primo libro che noi abbiamo della storia è opera di Edgar Allan Poe. Il libro si chiama I delitti della Rue Morgue ed è la storia di una stanza chiusa, appunto. Grande, grandissimo scrittore è ovviamente Arthur Conan Doyle, che ha fatto nascere la sua penna uno dei più grandi detective mai esistiti, e cioè Sherlock Holmes, insieme con il suo compagno, appunto, Watson. E dei libri di Sir Arthur Conan Doyle possiamo ricordare Uno studio in rosso, il primo, e Il mastino di Baskerville. Come non ricordare Agatha Christie con i suoi due investigatori, da una parte Hercule Poirot e dall'altra Miss Marple. Anche di Agatha Christie ricordiamo 10 piccoli indiani e L'assassino sull'Oriente Express, ma insomma ce ne sono, come per Sherlock, per Conan Doyle, tanti altri libri bellissimi. Un grande scrittore francese, Georges Simenon, appunto, ha dato origine all'ispettore Maigret, uno degli ispettori più longevi. Tantissimi sono i libri dedicati a questo grande scrittore, a questo grande investigatore francese. In America si sviluppa l'hardboiled, cioè il giallo duro, quello insomma, dove il detective usa tranquillamente la pistola. Chandler, appunto, è uno dei suoi rappresentanti più importanti. Torniamo in Europa, segnalerei Duremat con La Panne, il giudice e il suo boia, che sono dei gialli che sconfinano spesso nel thriller. La storia del giallo in Italia è come non parlare appunto di Camilleri e del commissario Montalbano. E un giallo molto particolare, gli anni Ottanta, è Il nome della rosa, un grandissimo libro che ha dato origine, insomma, al postmoderno, e dove un professore universitario, Umberto Eco, racconta di una serie di efferati delitti all'interno di un'abbazia medievale. Ma che abbiamo fatto, eh?